Si avvia alla conclusione del campionato anche il girone D della terza categoria e anche qui abbiamo una squadra che probabilmente può guardare al futuro con fiducia, perché i 5 punti di vantaggio tra la Goodfellas Catanzaro e il Tiriolo consentono alla squadra catanzarese di sperare di prendere due punticini tranquilli nelle due partite che mancano per arrivare alla promozione diretta nella seconda categoria. Una squadra che certamente ha fatto bene per tutto il campionato. Domenica scorsa probabilmente c'è stata la svolta con la vittoria contro appunto il Tiriolo e a questo punto i 5 punti, quelli che potevano essere addirittura il sorpasso del Tiriolo sulla Goodfellas, non c'è stato. Invece la squadra si trova adesso, ripetiamo ancora una volta, con 5 punti di vantaggio. Vince facilmente la Goodfellas contro l'Excalibur Front per 4-0, vince anche il Tiriolo per 2-0 e vincono anche le inseguitrici che sono Staletti e Girifalco, che sono a 37 punti e che dovranno lottare per giocarsi un posto nella promozione diretta. Vedremo quello che diranno i criteri per le promozioni e le retrocessioni, ma se seguiranno l'andamento degli altri anni, tre saranno le promozioni dalla terza categoria e quindi anche il Tiriolo potrebbe giocarsi in casa la semifinale in questo momento contro il Cortale, che è quinta con un punto di distacco da Staletti e Girifalco. Staletti e Girifalco a 37 punti, ma per gli scontri diretti lo Staletti è in avanti per il 2-0 all'andata, al ritorno è finita 3-3 tra le due squadre, e quindi abbiamo Staletti terzo in questo momento, Girifalco 4. Girifalco che ha vinto, come dicevamo, la sua partita in casa contro la Kennedy per 3-1, lo Staletti va a vincere 2-1 contro il Grifone. Domenica scorsa probabilmente abbiamo detto che il Grifone è una delle squadre che prende più gol, questa settimana invece ha preso solo due gol, probabilmente allo Staletti stava bene questo punteggio, passavano i 3 punti e quindi non ha voluto infierire sull'ultima in classifica. E allora, per dirla tutta, Goodfellas e Tiriolo lotteranno ancora per il primo posto con il vantaggio della Goodfellas, Staletti e Girifalco dovrebbero in questo momento doversi giocare la promozione nello spareggio. Vedremo cosa succederà nelle ultime due partite.